Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi video un po' oscuro perché vi parlerò della storia della famiglia Perron, dalle cui vicende è stato preso spunto per il famoso film The Conjuring. Questa famiglia era composta dai due coniugi, Caroline e Roger, e dalle loro cinque figlie. Loro nel 1971 avevano deciso di trasferirsi in una fattoria a Harrisville, nel Rhode Island. Questa scelta era stata dettata dal fatto che la fattoria era molto ampia perché aveva 14 stanze e uno spazio esterno molto vasto. Il desiderio dei genitori di queste cinque figlie era quello di farle vivere in un ambiente di campagna, in un ambiente sereno e tranquillo. In realtà il loro soggiorno fu tutto tranne che tranquillo. Però andiamo con ordine. Prima della famiglia Perron, questa fattoria era stata abitata da 8 generazioni della stessa famiglia con un passato tragico, perché c'erano state delle morti e 2 suicidi. In particolare, i suicidi erano stati per impiccagione, poi c'era stato un avvelenamento, 2 annegamenti e 4 scomparse misteriose, che poi avevano dato seguito al ritrovamento di corpi congelati, quindi delle morti anche per congelamento. Quindi sicuramente questa fattoria aveva già un passato piuttosto tetro e macabro. La famiglia Perron si trasferì comunque in questa casa e per loro i guai cominciarono subito. 3 delle figlie videro l'ombra di una sagoma umana che le fissava, e la figlia più piccola sosteneva di aver fatto amicizia con uno spirito di nome Manny, che presto si manifestò anche al resto della famiglia. C'erano comunque delle ombre che apparivano sui muri, delle porte che sbattevano all'improvviso e dei sospiri che si sentivano nella notte. Solo che tutte queste cose all'inizio non sembravano essere particolarmente moleste e fastidiose. Diciamo che i Perron avevano imparato un pochino a conviverci e non sentivano queste presenze come qualcosa di ostile, ma come qualcosa di abbastanza tranquillo. Tutto questo però cambiò rapidamente, perché una notte 2 delle figlie si sentirono tirare per le gambe, strattonare durante il sonno da una presenza molto inquietante. Poi una sera la signora Perron era seduta tranquillamente sul suo divano, sentì un soffio d'aria gelida e un dolore improvviso al polpaccio. Controllò subito la sua gamba e notò una ferita di forma concentrica. Quindi, molto spaventati, i Perron cominciarono a preoccuparsi e a desiderare comunque di indagare oltre. Quindi si rivolsero a esperti del paranormale che fecero un'analisi e si accorsero che effettivamente la fattoria aveva delle presenze, c'erano degli spiriti. In particolare, questi spiriti appartenevano ad alcuni membri della famiglia che aveva vissuto nella fattoria prima dei Perron. Lo spirito più attivo era quello di una donna che aveva vissuto nella casa un secolo prima e che si diceva fosse una strega. A questo punto, siccome l'indagine si stava complicando, fu chiesto l'intervento dei coniugi Warren, famosi demonologi. Anche loro arrivarono sul posto, fecero ulteriori indagini e confermarono che effettivamente lo spirito più cattivo era quello di questa donna che aveva vissuto lì appunto quasi 100 anni prima. Si diceva fosse una strega che aveva sacrificato il suo unico figlio a Satana e dopo si era impiccata. Secondo i Warren, lo scopo di questo spirito era quello di possedere il corpo della signora Perron. In realtà, però, i documenti ufficiali riportano qualcos'altro, quindi sembra che questa analisi sia sbagliata e sia soltanto il frutto di credenze popolari e di suggestione, perché in realtà questa donna che si dice fosse una strega era una donna normalissima che aveva vissuto in quella casa, era morta poi di morte naturale e suo figlio aveva vissuto per parecchi anni, quindi sembra che non sia vera questa cosa del sacrificio a Satana e che non sia vero che questa donna si sia impiccata. Però in realtà, nonostante questo, sia i Warren che i Perron restarono convinti che questo spirito apparteneva comunque ad una strega che era vissuta nella casa un secolo prima e che voleva possedere la signora Perron. Quindi, convinti di questo, i Warren proposero un esorcismo, che però ebbe delle conseguenze abbastanza tragiche perché fu difficilissimo innanzitutto metterlo in pratica. Il corpo della signora Perron si stava deformando
deformando. Lei era in preda ad atroci sofferenze, urlava, si contorceva e quindi a un certo punto il marito ordinò ai Warren di smettere e di lasciare la casa. Loro andarono via, la signora Perron piano piano si riprese, questa famiglia dovette accettare in qualche modo di vivere all'interno della loro casa con delle presenze oscure, con degli spiriti e restò fino al 1980, poi decisero di andarsene. I successivi inquilini confermarono anche loro di essere testimoni, non sempre come i Perron, però molto spesso, di fenomeni strani, misteriosi, paranormali e anche l'attuale proprietaria sembra aver confermato questa cosa, dice che ogni tanto ha a che fare con delle presenze, con degli spiriti all'interno di questa casa. Ovviamente questi fenomeni si sono sempre più affievoliti nel tempo, quindi l'attuale proprietaria dice di vivere queste situazioni ma in un modo molto meno intenso rispetto a quello dei Perron. Questa è la storia della famiglia Perron, ma io direi più in generale della fattoria di Harrisville, perché sembra che questi fenomeni paranormali non siano stati tanto legati alla famiglia, ma più alla fattoria, perché anche comunque i successivi inquilini hanno testimoniato di aver assistito a questi fenomeni misteriosi. Fatemi sapere nei commenti se voi credete a queste cose oppure se secondo voi si tratta solo di suggestione. Io come sempre vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e vi mando un bacio enorme.